calo del transshipment, quindi stiamo perdendo questo ruolo, mi sembra anche abbastanza logico, cioè portare merci fino a Trieste per poi trasbordarle e mandarle su altri porti non ha senso, visto che si arriva da Gibilterra e non più da Suez, e quindi è chiaro che arrivando da Gibilterra il trasbordo di alcune merci che prima veniva fatto a Trieste viene fatto al Pireo, viene fatto a Gioia Tauro, viene fatto in altri grandi porti. È uno dei problemi principali derivanti dalla crisi di Suez, un tipo di traffico, quello del transshipment, che non rende un particolare valore aggiunto in termini economici, ma che si riverbera in negativo a livello occupazionale. Quindi se cala il transshipment, come sta succedendo, vediamo un calo anche della domanda del lavoro portuale, per esempio dell'Agenzia del Lavoro, dell'articolo 17, quindi è un segnale diciamo grave di quello che sta succedendo. L'altra situazione che in qualche modo abbiamo paventato ancora non si realizza, nel senso non vediamo il calo invece del traffico di inoltre delle merci, cioè quelle che arrivano a Trieste per poi andare sul mercato finale o arrivare da mercati che sono quelli del centro dell'est Europa, però tiene il traffico cosiddetto gateway, quindi quello sta tenendo. La paura è che se però la crisi di Suez dovesse permanere ancora per qualche mese o se non addirittura di più, ci possono essere decisioni importanti da parte dei clienti che passano da Trieste e quindi a cominciare a vedere qualche segnale di crisi lì. Mentre quello che vediamo di positivo è il traffico RoRo, cioè il traffico RoRo c'è quella cosa che in qualche modo abbiamo sempre detto, cioè il fatto che il Mediterraneo e appunto le nostre linee RoRo che servono per il cosiddetto Short Sea stanno vedendo una buona crescita. I dati forniti dal presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, sono stati spiegati durante la tavola rotonda dal titolo La crisi medio orientale e la portualità adriatica, quali possibili scenari economico-giuridici, un incontro organizzato all'Università di Trieste. Oggi è noto le navi per evitare l'insicurezza della navigazione attorno a Suez, circumnavigano l'Africa e vanno nei porti nel nord Europa, quindi tagliando completamente fuori il Mediterraneo. Se questa situazione dovesse consolidarsi, questa situazione di instabilità politica nel Medio Oriente, io non escludo che i traffici possano tornare a entrare nel Mediterraneo, ma mi chiedo in quale zona del Mediterraneo. Sicuramente il Mediterraneo occidentale, i porti del nord dell'Africa, i porti spagnoli, probabilmente con piccole deviazioni di rotta potrebbero continuare a essere interessati da importanti flussi di merce. Ma siamo sicuri che le navi potrebbero continuare a tornare fino all'Adriatico, fino all'Alto Adriatico?